I thought that we, as Europeans, we were living in a privileged world where we started to forget about borders. Because as Europeans, we could travel anywhere. The pandemic made borders tangible, very relevant, very real again. So I started to wonder what a border is. What's the difference between borders and frontiers? Borders are lines. I am a graphic designer. And since I draw lines for a living, that's my job, I started to understand and to see how powerful lines can be. Because they can divide people and they can kill people. What's the difference between an abstract line and things you find where that line is meant to run? There are rocks, grass, concrete, water, borders run across soils, fields, across mountains, across rivers. And I really wanted to compare this abstract idea of those powerful lines and reality. I chose to go to northern Italy in Friuli Venezia Giulia in a group of valleys which are at the border between Italy, Slovenia and Austria. Fino a poco più di un centinaio di anni fa il confine correva laggiù più a sud. Questa valle era parte della zona meridionale della Carinzia che è tutt'oggi bilingue. Oggigiorno il confine passa là dietro c'è il nord, dietro quella catena montuosa c'è il Galtal, al quale restiamo ancora però collegati da un punto di vista culturale, perché sia le varianti di tedesco che le varianti di sloveno che parliamo sono quelle che stanno dietro quella catena di montagne. E qui si parlano al giorno d'oggi, oltre all'italiano, che è la lingua ufficiale dello Stato, anche il friulano, lo sloveno e il tedesco, che sono riconosciute anche queste con un grado diverso di ufficialità, insomma. Il confine è qui a un chilometro, in linea d'aria a un chilometro. Qui a Ocea era semplicemente la dogana. L'unico sbocco più vicino per andare a fare la spesa o quant'altro era di là. Per cui il confine era solo passare una dogana. Anche perché il confine qua è arrivato nel 47. Prima era tutta Italia fino un bel po' in dentro. Per cui la vita, diciamo, con l'oltreconfine era, possiamo dire, quasi una normalità. No? Ma non c'era questa ideologia di io di qua e tu di là. Dal mio punto di vista forse tutta la stessa Val Canale è un po' zona di frontiera, almeno dopo che è passata all'Italia, perché la Val Canale con questa frammistione di culture linguistiche e culture anche da un punto di vista etnico è sempre un po' una zona di passaggio, più che di confine, perché il confine denota comunque qualcosa di netto. Qui si può parlare proprio di frontiera, perché all'interno delle stesse famiglie le composizioni etniche sono diverse, la madre può parlare una lingua o più lingue, il padre una lingua o più lingue che non sono necessariamente la stessa. Anche se io sono nato e vissuto fuori, ho sempre avuto nel cuore questo posto qui, come se fosse casa mia. Io ci venivo l'estate da mia nonna. Ho l'orto, ho i fiori, faccio la legna, faccio l'erba, perché comunque vedere un posto curato vuol dire che c'è vita. Anche se comunque solo il sabato e la domenica. Una casa abbandonata è abbandonata. E beh, il terremoto è stato lo spartiacque. Hanno iniziato ad andare via in molti. Chi aveva famiglia, che aveva 50 anni, preso andato. Ma qui sono già una decina d'anni, no, ma magari, forse sì, che non ci vive stabilmente, cioè 12 mesi all'anno. Io ho sentito mille volte questa cosa, no, della valle chiusa. Un ex sindaco disse, meno male che c'è il Canin, questo massiccio che divide e separa. Se penso a quando ero piccola e pensavo al confine, e il mio mondo partiva da Stolvizza e andava verso Occidente. Non c'era un Oriente, perché c'era questa montagna grandissima e la mia casa era lì sotto. Quindi questa idea era, no, di vedere avanti e non guardare indietro. Poi culturalmente si intende che si è voluto chiudere, quello sì. C'è solo la questione mentale di porre confini. Perché la terra non ha confini, a parte le montagne che possono fare un confine,
le proprietà private che ci sono adesso, qua è mio. Qui una volta tutti transitavano in mezzo ai cortili, tutti passavano dappertutto perché era normale così. Non vedi qua, non vedi un recinto? Una volta si vedeva il confine perché comunque lo tenevano pulito, tagliavano gli alberi, facevano una fascia ma molto ampia, si vedeva proprio lì. Adesso comunque la vegetazione si è ripresa quello che è stato tolto prima, perché adesso il confine non c'è più e si è ripresa il suo corso naturale, dai. Dove passava il confine ci sono i cippi ancora, anche nel bosco lì si trova ancora. Segnato 1747, c'è l'anno 47, proprio l'anno di... Ma ci sono ancora in giro, se non è che li hanno tolti. In science schools we were told that artists were a different team. If we think about what the definition of a frontier is, that's the definition of a frontier. A place in which two differences meet, merge, sometimes understand each other, sometimes they don't. What's interesting in the definition of what a frontier is compared to what a border is that the border is a line, but a frontier is an area, a place where you can feel and mix all those differences. And when I think about communication processes and design processes, that's the idea which comes to my mind, the frontier area. Come si fa a salvaguardare l'immateriale, come si fa a trasportarlo? Con la parola scritta, pronunciata e tradotta e ritradotta e ripensata ancora una volta. Mi è capitato di chiederlo a un bambino, cos'ha il tuo bagaglio dell'immateriale? E mi ha risposto le mie tradizioni, il mio compleanno. E ho pensato, beh, questo bambino ha capito tutto del proprio immateriale. When I was a teenager, I used to spend my summers in Brescia, impressed by seeing people my age dancing, singing and playing traditional instruments, how alive folklore was and still is. Io avevo un violino perché mio nonno era suonatore. Questo strumento qui che comunque quando ce l'hai ti invoglia a prenderlo in mano. C'era una persona che sapeva suonare, sapeva anche insegnare, perché bisogna anche sapere insegnare. Anche perché comunque noi non abbiamo spartiti. Devi comunque far vedere a chi vuoi insegnare, dove mettere le dita sulle corde, come tirare l'archetto, come impostarti. I suonatori più recenti che possono avere adesso sui 25-30 anni li ha tutti tirati su lui. Per cui da lui ho iniziato a fare uscite a casa sua. Diciamo che ci ho impiegato, posso dire, un anno. I am a beginner in mokuhanga, which is a Japanese woodblock printing technique. I decided to use this technique for this project because I am a beginner. Even if beginners are naive, somehow arrogant, what I like about being a beginner is the feeling of becoming competent. It's like muscle memory. It's like when you study a new language or when you start playing an instrument. When you repeat a movement many times, there is a moment when you feel that that movement is in your hands. It became yours. As designers, we were told at school that designer is someone who is a problem solver, like a translator. But I never felt very comfortable with this metaphor, and I've always preferred to think as designer as cartographer. Early cartographers, back in time when cartographers were also often explorers. In a way,
Every designer is like a cartographer. You don't know where you are and you try to design a map which can help you and your people to understand what's going on. Maybe that's the reason why I chose a square format for the prints of this project. It's like I wanted them to be like the parts of a bigger picture, a bigger atlas, a bigger scheme. Of course, you cannot design the perfect map. You cannot design the truth. You just try to design your point of view on reality, and you proceed by trial and error. And each map you design is something which is possible because of who you are, because of your experiences, because of the people you work and live with, because of the tools you can use in that place, in that moment in time. I think that my teacher in university meant something like that, that you had to design the same poster over and over again because you are going to try to understand who you are and how you see the world for your whole life. And you are going to put yourself in each of your projects.